Buongiorno! Allora, finalmente, dopo ben 15 giorni che non mi siete fuori di casa, se non a Capodanno e a Natale, mi sono finalmente decisa a mettere piede fuori. Scusate se vedete buio, ma sto andando a prendere una pianta perché sto andando da Alessandra, mia sorella. E mi ha chiesto se le do questa orchidea qua, non so se la vedete. È un'orchidea finta, meravigliosa, che mi avevano regalato, ma che ormai io non so dove mettere, non so proprio dove infilare. E quindi ho deciso di regalarla a lei, o meglio, mi ha chiesto se gliela regalo, visto che a casa mia è inutilizzata. E vi dicevo che praticamente sono tutti questi giorni che io non sto. Non metto piede fuori, cioè non mi ricordo neanche più come si guida tra un po'. Adesso infatti l'idea di mettermi in macchina mi mette un pochino di ansia, perché da che lo faccio sempre ho praticamente smesso in questi giorni perché mi sono proprio data alle vacanze. Sono state in ferie e me le sono proprio voluta godere per scelta. Non ho voluto fare niente, sono stata praticamente io e Zoe, il mio cane, un tutt'uno sul divano. Cioè, proprio mi sono goduta le vacanze. Non lo faccio mai perché un anno andiamo in montagna, un anno andiamo di qua, un anno andiamo di là. Quest'anno invece per scelta ho deciso di stare a casa con il benestar del marito e ho voluto proprio rilassarmi. E quindi posso dire che ho fatto le vacanze sul divano, come vi ho detto prima. Allora, adesso c'è il Zoe fuori, è un piacere per i vicini risentirla perché dovete sapere che Zoe è un cane buonissimo, dolcissimo, è bravissima, però ha un grosso difetto che abbaia in continuazione, è una cosa, è un martello pneumatico. Quindi ogni volta che la lascio fuori, ai miei vicini mi sa che questa volta la sentono proprio che è sola perché la sento già adesso abbaiare, quindi non so cosa diranno appunto i vicini. Tra l'altro, i miei vicini hanno preso anche un cagnolino bellissimo, nero, bellissimo, un labrador è meraviglioso e spero tanto che ci faccia amicizia, neanche antipatica, cioè soprattutto con i cani neri. Non so perché lei non li ama, non so, boh, vediamo. Comunque, adesso mi metto la giacca. Allora, ecco, finalmente in questo momento sembro praticamente un mulo perché ieri è venuta qui Alessandra e ha dimenticato da me la borsa, come vedete, la borsa di Pietro, e quindi adesso mi tocca portargliela. Poi, ogni mattina quando quando Zoe rimane in giardino, c'è l'abitudine che le diamo un biscottino come premio. Perché lei non è molto abituata. Invece con il biscottino tutto più semplice, ve la faccio vedere qua, la vedete? Dai, già in piedi perché vuole il biscottino. Andiamo Zoe. Allora, ho appena messo in moto la macchina perché sono veramente 15 giorni che non la uso e rischio di scassarla veramente. Poi la pianta qua. Spero di non far cadere niente. Aiuto, aspettate che l'appoggio. Chiudiamo la porta. Adesso vi faccio vedere il rito biscottino. Dai, ciao amore. Allora, aspetta che adesso ti do biscottino, eh. Facciamo vedere il biscottino. Dai. Aspetta, vai. Ciao amore, ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo, eh? Vado da Pietro adesso, poi ci vediamo dopo, ok? Cucciola, a me piange sempre il cuore doverla lasciare accanto. Adesso andiamo. Non credo che la macchina sia ancora scaldata perché è stata ferma veramente tantissimo. Oh, adesso, oddio. Ecco. Ciao Zoe! Ciao Zoe, ciao! Andiamo. Allora, eccoci qua. Nella mia macchinina, eccoci qua finalmente nella mia macchinina. Ma ragazze, davvero io non mi ricordo più come si guida. Adesso provo a appoggiare la telecamera qua. Ok,
mi vedete? Perché io quando non uso la macchina per tanto non mi ricordo davvero, cioè non che non mi ricordo come si guida, ma vado un po' in panico perché non sono più tanto abituata. Allora, intanto c'è Zoe che mi sta guardando come un cane veramente bastonato e mi fa sentire ogni volta in colpa di uscire, perché un conto è per andare a lavorare, ma così adesso c'è la telecamera che traballa un pochino, fa niente, non posso tenerla in mano, sennò veramente andiamo a fare un incidente. Allora, primo vlog dell'anno e come ogni mio vlog il semaforo è rigorosamente rosso, sempre, sempre, sempre. Adesso quasi quasi faccio il giro e torno indietro. Allora, che dire, a me piace tantissimo fare questa strada secondaria che è praticamente la strada di paese, ci sono tutte le casette, poi io sono veramente maniaca e a me piace davvero guardare le case degli altri, cioè d'estate o in primavera quando inizia a fare caldo sembro, sapete quelle spione che vanno a vedere, ecco sono io, cioè a me piace proprio tantissimo camminare per i paesi per guardare le case, per vedere come sono le facciate, per vedere come sono i serramenti, per vedere come sono i giardini, perché poi verso la primavera appunto vado in palla per il giardino perché non siamo ancora riusciti a fare un giardino come dico io. A me piacciono quei giardini inglesi, verdi, prato sempre tagliato, fiorellini sempre al punto giusto e non siamo ancora riusciti, è un casino. Non dico che fa schifo perché c'è di peggio, però non è come io vorrei e quindi sogno guardando le case veramente perfette che ci sono da queste parti, perché ci sono davvero delle case super 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 meravigliose e quindi mi piace fare questa stradina. Poi è meno trafficata, c'è silenzio, vedi proprio la natura, vedi la gente che corre. Video queste persone che si danno da fare, che fanno sport, che corrono. Io sono pigrissima, cioè io non ce la potrei mai fare. La voglia ce l'ho perché soprattutto davvero in queste stradine qua è bello con le cuffie, la musica, però mi stanco subito, cioè dopo 5 minuti che corro inizia a venirmi male la milza e quel dolore tipico di chi non fa veramente niente tutto l'anno, quel dolore alla gola strano, quel bruciore, quella sensazione di bruciore alla gola e quindi sono proprio comoda. Devo dire che lavoro comunque tanto, cioè devo dire che passo veramente le mie giornate a lavorare, quindi l'idea di dover uscire magari alla sera alle 8 le 9 per andare a correre o comunque in palestra, no, non preferisco veramente il divano e godermi comunque la casa visto che non ci sto mai a casa. Adesso il problema di casa di Ale è che non ha ancora il citofono, quindi ogni volta che siamo davanti a casa sua dobbiamo chiamarla, però lei non sempre risponde, anzi quasi mai, e quindi devo sempre sperare che invece risponda. Adesso la chiamiamo. Ale, sono fuori? Ok, va bene, ciao. Ha sentito il telefono, miracolo. Miracolo 2016 ha portato anche questo. Adesso l'aspetto che arriva, vi faccio vedere. Ok. Vedete, ha ancora una cancellata vecchia ma che deve rifare, sta primavera penso lo rifacciano, e lei sta posando Pietro e arriva a aprirmi. Sto facendo il vlog, sto facendo il vlog, no, oddio che vado a schiantarmi, non posso farvi vedere in che stato è perché è disastrosa, ancora in pigiama. Ecco, siamo arrivati. Adesso questa è la sua casetta, guardate.
Bella, bella, bella. Abbiamo la macchinina anche uguale perché siamo gemelle. Abbiamo sempre avuto le macchine uguali. Allora, una in condivisione, la Micra, quella con quella cabrio in condivisione. Poi abbiamo avuto la Panda Viola e adesso la 500L, tutte e due. Lei ce l'ha però modello. Che modello è il tuo 500? Modello trekking, invece la mia è il modello normale. Il modello Young, mi sembra si chiami. Allora, prendiamo adesso tutta la roba che c'è qua. È arrivato un mulo in confronto a me è meno carico. Andiamo. Tra l'altro c'è questa scarnebbietta oggi. Brutto. Eccoci qua. Sentite già che urla. Chi c'è che urla? Chi c'è che urla qua? Chi c'è? Chi c'è qua? Pietro? Pietro, prendiamo tutto. Buongiorno, Giochino, buongiorno. Balla? Con quel sorriso. Ciao. Guardate da papà, da gran guidatore di trattori a Pietro. Questa è la pappa di Pietro! Sì, la pastina con che cosa? Zucchine, patate e formaggino. Piace anche a me. Mangiando la vellutata di funghi Patate. e patate. A me piacciono tantissimo. Che sono della Star, mi sembra, vero? Buonissime. E quella che mi piace di più è quella agli asparagi e quella ai piselli, buonissime, proprio buone. Provatele se non le avete provate perché sono proprio buone. Caterina, guarda un po' chi c'è là, vai già un po' lì, ciao, davanti al camino, Vale amore, sei davanti al camino, c'è. Steffi, tu ti sei solo difesa. Adesso anche io mi riposo un pochino. Mi metto sul divano. Lei. Sono causare una cattiva digestione. In più il sodio alginato forma uno strato protettivo che evita la risalita, spegnendo il bruciore di stomaco. Differenza. È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Piccolino si è svegliato, abbiamo fatto tanta nanna, vero che abbiamo fatto tanta nanna? Adesso la mamma ci prepara e dove andiamo? Andiamo dalla nonna, vero? A salutare la nonna. Fai ciao con la manina. Sorriso, vero? Un bel sorriso a tutte per dire ciao. Poi la zia dopo va a comprare il cavalletto per la telecamera perché non ce l'ho, ma la mamma l'ha visto anche dai cinesi, quindi se non costano tantissimo proviamo a andarli a prendere lì dai cinesi, perché tanto un cavalletto non è che ha grosse esigenze. E poi il prossimo acquisto sarà una bella lampada per fare dei video belli luminosi, vero? Perché sì, perché la luce che ha la zia per fare i video è brutta, vero? Dillo un po', è brutta. Quindi adesso Pietro si prepara e poi noi andiamo, vero?
Non mio telefono. Ciao. Su, a vedere se la mamma è pronta. Così poi andiamo, perché poi viene tardi. Andiamo a vedere. Sì, si sta preparando. Faccio vedere Nerina. Fai ciao, Nerina. Ciao. C'è Alessandra che si va a preparare. Vediamo la mamma che si prepara. Eccoci qua arrivati dai cinesi. Vedete questo megastore? È un megastore dove vende veramente qualsiasi cosa per la casa, ma anche abbigliamento, e io qui vengo spessissimo per comprare oggettini che mi servono per i miei tutorial. Ultimamente per esempio sono venuta a prendere delle perle veramente veramente belle, bianche, stupende, che mi servivano per fare una cosa per un'amica. Hanno cose a prezzi bassi e molto 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 carine. Ora, come vi ho detto prima, sono venuta per cercare un cavalletto per le camera, perché non so veramente più come metterla e spero di trovarla. E sto aspettando Alessandra e appena arriva andiamo. È arrivata, adesso andiamo a vedere se riusciamo a trovare qualcosina di carino. Andiamo. Allora, dai cinesi non ho praticamente trovato niente, adesso proveremo da Media World, perché proprio erano piccoli e io ce l'ho bisogno almeno al viso. E pensare che sono anche piccola, forse un gigante, non riesco proprio a trovarlo, speriamo ci sia qua. Ciao ragazze, allora eccomi finalmente a casa, sono arrivata adesso, Zoe è felicissima, ve la faccio vedere. È felice perché oggi Cucciolo è stata a casa tanto da sola. Ciao amore. Zoe, ciao. Sì. Ecco, è stata a casa tanto, mi sta facendo un sacco di feste e un sacco di dispetti, vero? Che mi stai facendo un sacco di dispetti, eh? Guarda un po', chi c'è qua? Chi c'è? E ho girato veramente l'inverosimile per trovare il cavalletto, ma ho trovato. Da Media World non c'era, o meglio, c'erano ma avevano dei prezzi, ragazze, altissimi, tipo 100 e passa euro. Invece sono andata poi da Euronics e l'ho trovato, ve lo faccio vedere perché sono proprio contenta. Tra l'altro di quelli che cercavo io, guardate un po', di quelli proprio grossi, alti, e bello, mi piace. Adesso poi lo metto a posto e ve lo faccio vedere. Adesso mi cambio che vado a preparare velocissimo da mangiare e niente, siccome poi stasera ho da fare un sacco di cose perché sono stata praticamente via tutto il giorno, io con questo vlog vi saluto, spero che vi sia piaciuto e spero che sia uno di una lunghissima serie per quest'anno. Ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazze!